Ciao, un nuovo giorno di illuminazione, quali sono i tuoi segni oggi? È il giorno perfetto per lavorare e trascorrere del tempo con amore? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è mercoledì 9 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Ricerca dell'equilibrio pienamente riuscita. Giornata relativamente rilassante, grazie alla luna paciosa in Toro, segno dell'avere, che affiancato al vostro, l'essere, dà come risultato una situazione di equilibrio. È la bianca signora infatti a mantenere le parti in un disegno armonico, mettendo d'accordo Marte, Plutone, Nettuno, altrimenti conflittuali. Se famiglia e lavoro stentano a trovare un accordo, raccontare ai vostri cari la giornata in azienda mentre si consuma la cena, diventa un'abitudine piacevole che vi depressurizza alimentando il loro interesse per quel che fate. Bando però agli argomenti irritanti, così facendo terrete lontano il mal di stomaco. Prima di rincasare, se vi avanza un po' di tempo via libera a qualche compera, un nuovo costume, abiti leggeri come farfalle e l'immancabile olio solare. La coppia ha alla base una manzanza di affetto, di desiderio, di amore di cui ben presto potrebbe risentirne. Il rapporto è trascinato per inerzia e mantenuto in piedi solo dall'ostinazione di uno dei due partner. I partner si disilludono e aprono gli occhi sul loro rapporto e sulla sua genuinità. I single si accorgono di aver riposto le loro speranze in persone poco interessate o comunque hanno fantastico molto più del concesso. Marte sta caratterizzando per voi una fase economicamente difficile, dovrete fare bene i conti e limitare qualche spesa non strettamente necessaria. Occhio a qualche multa in arrivo. Riceverete una telefonata noiosa e una interessentissima, oggi non tenete il telefono occupato per troppo tempo. C'è una terza notizia che vi arriverà per telefono. Oggi sono possibili delle emicranie e piccole sensazioni di vuoto d'affetto, in realtà non è una situazione preoccupante quella che vivi ma potrebbe diventarla se non l'affronti a viso aperto. Luna favorevole vi ispirerà il giusto modo per rendervi interessante agli occhi di chi tenete in particolar modo. Attenzione alle relazioni extra. Dovreste pensare di proiettarvi nel domani con più fiducia nelle vostre forze e nelle vostre capacità. Se siete alla ricerca di un lavoro oggi il cielo promette bene e alcuni transiti favoriscono le soluzioni. Evita eccessi con alcolici e cibi molto grassi o ricchi di zucchero. Qualcuno che in passato non ti considerava busserà alla tua porta. Giornata in cui sono possibili grandi incontri sia per il lavoro sia che per l'amore, solo quelli nati di venerdì tra le 9 e le 18 potrebbero avere delle difficoltà. Rapporti con estero e stranieri favoriti. Giorno eccellente per i nuovi inizi, soprattutto per i nati di domenica e giovedì. Momento opportuno per chiedere al proprio partner di tradurre il proprio amore in un progetto più concreto come una convivenza o un matrimonio. Non abbiate paura di insistere, in fondo, nel suo profondo, desidera la stessa cosa. Evitate decisioni impulsive, soprattutto in amore. Le cose si possono esprimere in diversi modi, e voi dovete trovare quello giusto, che non ferisca i sentimenti di nessuno. Non potete mischiare il lavoro con la vostra vita privata, tanto meno con i vostri affari personali. Se non volete che qualcuno vi scavalchi e che o prenda il vostro posto nel cuore dei vostri superiori, sarà meglio che vi diate da fare per mostrare quanto valete in realtà. Una splendida luna, ospitata tra Toro e Gemelli, si trova in una posizione molto congeniale per voi. E in sua compagnia, il lato fantasioso, estroso, geniale di voi, salta fuori con più facilità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di aprile. Trovate soluzioni che si rivelano funzionali, pur essendo fuori dalla norma, con un'attitudine all'inventiva, al talento di essere controcorrente. In certi casi potrete turbare lievemente la mentalità comune, ma per la maggior parte troverete poi approvazione e consensi. La stanchezza inizia a farsi sentire sotto tanti punti di vista e potrebbe riversarsi anche in amore. C'è più di qualche distanza con il partner e la tensione è nell'aria. Sul lavoro tutto sommato le cose migliorano, anzi si può dire che si prevedono giornate favorevoli. Potete superare questioni legali di lungo corso.
Cari Ariete, iniziate a sentire un po' di stanchezza che è anche motivo di distanza in amore. Sul lavoro stanno per arrivare giornate favorevoli in cui potrete superare anche diverse questioni legali che vi perseguitano da un po'. Cercate di non perdere il vostro tempo dietro dettagli inutili, che non miglioreranno la vostra condizione. Piuttosto, cercate una soluzione, tra quelle che verranno proposte da persone competenti e molto più in linea con l'argomento trattato. Ci saranno sicuramente degli intoppi inizialmente, ma alla fine troverete sempre il modo di riportare un certo equilibrio nelle attività che svolgerete. Non lasciatevi prendere dalle vostre ansie. Mercoledì impegnativo, sotto l'occhio vigile di Plutone alias il vostro capo allo Zenith. Con la Luna in seconda casa si guadagna parecchio ma si spende altrettanto, il vostro appartamento con Marte e Venere in quadratura ha sempre qualche esigenza o reclama qualche riparazione urgente. Amore ed Eros, possessivi quanto basta per scatenare i malumori del partner, lui o lei è il vostro obiettivo e ve lo tenete ben stretto, ma ricordate che nel pacchetto c'è compresa anche la sua famiglia e dovrete imparare a sopportarla facendo buon viso a cattivo gioco. Non hai molta fortuna in amore, dato che la tua popolarità può portarti a esperienze negative. Credete che il partner giri intorno a voi, ma non è così, anzi dovreste aprirvi un pelino di più. Il Sole, nel segno vostro amico nello schema zodiacale dei Gemelli, vi risolve problemi di comunicazione con la vostra dolce metà, specie se siete nati in aprile. La forza del vostro calore umano, l'impegno concreto che dimostrate, il tutto unito alla vostra sempre vincente passionalità, vi permettono di contrastare efficacemente ogni dissapore. E uscire proprio splendidamente trionfatori da quelle situazioni che vi avevano visto in discreta iniziale difficoltà. Lavoro e denaro, giornata dura sotto il profilo lavorativo, il capo non lascia spazio alla vostra creatività, cosa che contribuisce a farvi sentire frustrati. La via di fuga, annegare i dispiaceri in un gelato al cioccolato o darvi allo shopping, spendendo un botto in indumenti e accessori di moda. Tenete sotto controllo scadenze e attività, ma attenzione a quello che potrebbe sfuggirvi ai circoli viziosi. Curate la privacy, fate chiarezza e attivate un recupero tecnico. Con Saturno in acquario la razionalità non vi manca e vi consente di arrivare a posizioni di primo piano purché accettiate di fare qualche rinuncia anche di carattere edonistico e qualche limitazione che coinvolge la vostra vita mondana e sociale. Benessere, torcicollo malanno tipico di chi in auto viaggia con il finestrino abbassato non fa caso alla folata di aria fredda che vi investe ogni volta che entrate al supermercato scollacciati. Magari voi non ve ne accorgete ma presto una serie di disturbi ve lo dimostrerà senza riserve, ricordatevi l'universale sciarpetta di seta. Data la vostra tempra molto robusta, di energie da spendere ne avete sempre molte. Ma ciò non vi autorizza comunque ad eccedere, le conseguenze per quanto piccole possono rivelarsi fastidiose. Per lei, voglia di trasgressione culinaria e acquisti sfiziosi ma regolati dal buon senso. Il grillo parlante non riposa mai, vi tiene d'occhio e vi bacchetta ogni volta che rischiate di deragliare. Per lui, irruenza arietina da moderare, l'impulsività oggi vi rema contro, facendovi incorrere in errori madornali. Frenata raccomandata in società e al volante, non andate in cerca di guai. Colore delle emozioni, melanzana. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6 attività, 6 finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.